Gian Maria Antinolfi ammette, con la mia ex ho sbagliato, l'ho fatta soffrire. GF VIP 6, Gian Maria Antinolfi fa mea culpa, con la mia ex ho sbagliato. In queste ultime ore c'è stato un nuovo confronto tra Soleil Sorge e Gian Maria Antinolfi al Grande Fratello VIP 6. In questa occasione l'influencer ha fatto sapere al concorrente del GF VIP di essere rimasta assai sorpresa dal modo in cui ha scaricato senza tanti convenevoli la sua ormai ex fidanzata Greta per corteggiare Sofì Codegoni. Io non ti riconosco più. A quel punto Gian Maria Antinolfi ha subito ammesso di essere conscio del fatto di aver commesso un grande errore trattando in quel modo la sua ormai ex fidanzata Greta, aggiungendo di non essere perfetto. Non sono perfetto neanche io, spero di non fare più questo errore. Gian Maria Antinolfi al Grande Fratello VIP ammette, ho fatto soffrire la mia ex. Soleil Sorge ha però continuato ad incalzare Gian Maria Antinolfi al GF VIP 6 su questo argomento, asserendo di aver visto in lui una certa incoerenza. Le cose che dici e che fai sono totalmente incoerenti. Gian Maria Antinolfi ha quindi ribattuto all'influencer che stasera si sfiderà al televoto con Sofì, facendo nuovamente mea culpa, sono stato incoerente. E sai quanto tengo alla coerenza? L'imprenditore partenopeo ha poi dichiarato di essere altrettanto consapevole di aver fatto molto male a Greta. Sono consapevole di averle fatto male, e non se lo meritava affatto, mi spiace da morire. Gossip GF VIP, Gian Maria Antinolfi confessa, non cerco giustificazioni, ma alcune cose non mi sono piaciute. Successivamente Gian Maria Antinolfi, il quale si è dichiarato per Sofì. Ha svelato di non essere affatto alla ricerca di alcun tipo di giustificazione per il modo in cui si è comportato con l'ex Greta. Aggiungendo però di non avere gradito alcune cose, evitando però di scendere nei particolari. Non cerco nessuna giustificazione, ma se sono successe determinate dinamiche perché alcune cose non mi sono piaciute. Gian Maria Antinolfi del Grande Fratello VIP 6 ha poi ribadito con fermezza che sono successe delle cose che l'hanno portato a comportarsi in questo modo. Stasera Alfonso Signorini indagherà su tutta questa faccenda.